Siamo dentro alla basilica e adesso vi faremo vedere uno dei gioielli della chiesa. L'altare maggiore naturalmente è lo spazio più prezioso, lo spazio più importante di una qualunque chiesa cristiana e naturalmente è qui che vengono chiamati a operare i pittori di maggior fama e di maggiore abilità. Questa pala che vedete alle mie spalle, chiamata normalmente Pala Delluini dal nome dell'autore, viene realizzata nel 1223. Qualcuno invece sostiene 1225, ma con quell'epoca è quella, da Bernardino Luini, un pittore lombardo del 1500 che a Milano ha appreso quello che è il nuovo modo di dipingere portato da Leonardo alla fine del 400. Infatti ha ragione, è considerato un leonardesco anche se non ha mai lavorato nella bottega di Leonardo. E da Leonardo ha acquisito soprattutto la capacità di raffigurare l'aspetto interiore, di raffigurare il carattere e i sentimenti dei personaggi attraverso quella che si chiama fisionomica, cioè l'aspetto del volto, i caratteri proprio del volto e a volte anche attraverso i movimenti, gli atteggiamenti di tutto quanto il corpo. Lo possiamo vedere nei vari personaggi che qui troviamo. C'è San Giovanni in alto a sinistra che indica il punto centrale della pala, indica la Madonna in trono con Gesù Bambino. Poi San Pietro sul lato opposto, sempre nella parte superiore, e i due santi vescovi milanesi, abbiamo Sant'Ambrogio qui sulla destra, riconoscibile per il flagello, e invece San Magno che è il titolare di questa chiesa. E potete notare come ognuno sia proprio ben personalizzato attraverso dei caratteri propri, non sono uno uguale all'altro. E poi ognuno ha un'espressione del volto, esprime un carattere e anche dei sentimenti particolari. Notate San Giovanni Battista che è sempre molto, molto severo, molto truce, severo soprattutto con se stesso e che vuole esprimere in tono perentorio quello che è il suo ruolo. Il ruolo dell'anticipatore, di colui che è venuto a preparare la strada al Cristo. San Pietro, l'uomo che spesso è stato incredulo, ma che però deve portare il peso di una nuova chiesa, di una nuova istituzione e deve portare avanti una fede da poco giunta nel mondo. E quindi questo sguardo molto severo, molto serio. Sant'Ambrogio che guarda in modo con uno sguardo paterno quasi dolce ma deciso verso il proprio popolo, verso quel popolo dei fedeli che lui deve guidare, mentre notate l'atteggiamento di San Magno che guarda verso quello che è stato il suo maestro, quello a cui lui si è ispirato nella sua azione pastorale. Passiamo adesso al centro, alla parte proprio più importante di questa pala. È una pala ad olio realizzata su legno mantiene ancora abbastanza intatti i colori. Ovviamente è stata restaurata, il restauro, proprio considerata la preziosità della pala, era stato affidato alla professoressa Pinin Brambilla, la stessa che aveva tanto, per darvi un esempio, un'idea di quanto fosse importante, la stessa che ha restaurato anche il Cenacolo Vinciano a Milano. E vediamo allora questa Madonna con un viso molto delicato che ricorda certe Madonne di Leonardo, che tiene in braccio ma con molta leggerezza, con delicatezza il bambino,
perché non è qualcosa di suo, non gli appartiene. Lei gli ha dato la vita, ma per offrirlo per la salvezza del mondo. E infatti appare, anche se piccolo bambino, ancora lontano dalla passione che lo condurrà alla morte e poi alla resurrezione, però tiene in mano una palla trasparente. Ed è interessante, occorre magari avvicinarsi per notare bene la trasparenza di questa palla, vedere che cosa significa. È il mondo ripulito dal peccato, quindi rappresenta proprio la salvezza del genere umano. La Madonna ha uno sguardo pensoso, un dolce sorriso che però lascia trasparire anche una certa tristezza, perché è già consapevole del dolore che dovrà vivere assistendo alla passione del figlio. Nella parte superiore, nella cuspide, no, quel triangolo superiore, c'è la figura del Padre Eterno, che però il pittore Bernardino Luini dipinge senza separarlo dalla parte superiore. Quindi notiamo che le vesti svolazzanti di Dio Padre, un piede, debordano nella parte inferiore di questo polittico. Attorno angeli festanti. Notate come anche gli angeli siano uno diverso dall'altro, proprio personalizzati nell'aspetto. Suonano degli strumenti dell'epoca, quindi dei flauti, degli strumenti a corda, potrebbero essere degli strumenti tipici del Medioevo e del Rinascimento. Cantano perché fanno festa attorno al Salvatore. Ma nella predella inferiore invece cambia completamente il tono. Mentre lì troviamo dei colori, la mia mano le dà fastidio, mentre lì troviamo dei colori squillanti, dei colori particolarmente vivaci, nella predella, cioè quella parte inferiore costituita da tanti piccoli quadri, abbiamo un monocromo. Che cosa raccontano? Sono vari episodi della passione e della risurrezione di Cristo, quindi la deposizione dalla croce, Gesù che viene deposto nel sepolcro, poi la risurrezione e l'incontro con i discepoli di Emmaus. Nelle altre formelle troviamo invece raffigurati al centro Gesù, ormai che è stato percosso ed è stato picchiato, frustato, e gli evangelisti in quelle, nelle due che si trovano sulla sinistra e sulla destra. Ci fermiamo un momento.